Ciao e bentornate sul nostro tatami, un tatami dedicato alla difesa personale femminile che noi vogliamo contribuire a promuovere attraverso la spiegazione di alcune tecniche base di autodifesa. Vogliamo dimostrare che si può fare prevenzione senza perdere il sorriso. Ma partiamo dall'inizio. Avete mai pensato a come vi comportereste in una situazione di aggressione o di pericolo? Come anticipato nella puntata precedente, cercheremo di spiegare come liberarsi dalla presa al collo alle spalle e lo faremo in compagnia della biondissima Daniela Gobbo, pallavolista e capitano del Collegno Volley Custorino. Ad aiutarla ci sarà il campione pluridecorato di Thai Box e Kickboxing, pugile professionista dal 2006 e due volte campione d'Italia, Roberto Cocco. Roberto, allora, come comportarsi in questa situazione? La prima cosa da fare quando veniamo bloccati al collo da dietro è afferrare l'avambraccio dell'aggressore per evitare che ci strozzi. E al contempo puntare il mento sul suo avambraccio. Piegarsi leggermente in avanti, uscire lateralmente con il bacino e colpire con il gomito lo stomaco dell'aggressore. Se la gomitata non fosse risolutiva, possiamo colpire il collo del suo piede con il tacco della nostra scarpa, così da poter scappare. E anche per questa volta è tutto. Ringraziamo Daniela e Roberto per il loro preziosissimo aiuto. E ricordatevi che quello che vi abbiamo mostrato è solo un piccolo esempio di difesa personale femminile. Nella prossima puntata affronteremo la situazione a terra, quella più difficile. Mi raccomando, non mancate!